Popolo del trading, buon tutto. Allora, come ho detto sul sito, inizio a tradare l'euro-dollaro solo da determinati orari in avanti per delle osservazioni che ho fatto. Quindi in questo momento sono le 9:32, posso aspettare per guardare. Oltretutto poi oggi alle 10:30 c'è un dato importante sulla sterlina, quindi va bene che impegni il tempo diversamente. Quindi, siccome su questo blog ho ricevuto questo commento, mi fa piacere rispondere. Allora, cerchiamo il commento. Salve, io ho acquistato, poi ve lo pubblico ovviamente. Salve, io ho acquistato il, anzi, lo pubblico già, poi non so dove andrà a finire, onestamente. Ah, a parte che è già pubblicato. Vediamo un attimo, probabilmente nell'ultimo post di lunedì. No, buh. Vabbè, ve lo leggo, faccio prima. Salve, io ho acquistato il libro, ma non riesco a trovare i parametri di impostazione dell'indicatore, perché ovviamente a chi compra l'ebook mando due indicatori che troverete ad un link che vi arriva, nel senso che una volta acquistato l'ebook vi arriva il link per scaricare l'ebook e il link per scaricare i due indicatori. Un indicatore sono i pivot point, quelli che vedete qua di colore magenta, verde e rosso, 5 livelli per tutti i giorni. Fondamentali perché i pivot point sono uguali in tutto il mondo, Detta così velocemente, però la cosa va detta ed è importantissima. Quindi la spiegazione accennata, tra virgolette, faccio sempre del mio meglio, e poi scrivi: insomma, ho acquistato questo libro per approfondire quanto accennato nei tuoi video, e quindi niente, giustamente hai bisogno di come settare l'indicatore, perché uno è il pivot point e l'altro è l'indicatore Fabry 2. Allora, il Fabry 2 che vi arriva non è come questo, è leggermente diverso. Questa è una miglioria più che altro estetica, perché comunque l'occhio, visto che lo utilizziamo molto, se è agevolato nel riconoscere determinati pattern o determinate indicazioni, è meglio, insomma. Voi vi trovate l'andamento del Fabry 2 senza gli istogrammi, quindi il vostro Fabry 2, per chi ha preso l'ebook, è praticamente formato da cosa? Da questa media mobile, e anziché avere gli istogrammi avete un'altra linea. Quindi i valori sono posti non con istogrammi ma con due linee. Quindi vedrete due linee, okay? Ma le divergenze, gli incroci con la linea dello 0, che qua è colorata con pallini verdi e rossi, è identica, stessa cosa. Quindi ebook. Apriamo intanto anche VC, che mi potrebbe tornare utile, come al solito per pasticciare. Ok, allora nell'ebook scorriamo, vediamo un attimino. Livelli dati dalle due medie mobili proprie dei cicli, pagina 34. Quindi, pagina 34, ok. Allora, ciclo a 4 giorni, considero un giorno di Forex uguale a 24 ore, quindi un ciclo a 4 giorni dura 24 ore, che è appunto la durata di un giorno nel Forex, per 4, evidentemente 96 ore. Dopo devo moltiplicare le 96 ore per 60 in modo tale da avere la durata di un ciclo a 4 giorni, che dura 96 ore, ma tutto questo espresso in minuti, quindi moltiplico per 60, in modo appunto da avere la durata del ciclo espresso in minuti, cosa che mi farà ricavare in modo agevole i valori delle medie mobili e del mio indicatore su ogni time frame. Quindi, qua riporto un esempio: ad esempio, se io voglio lavorare con l'indicatore Fabry 2 sul ciclo a 4 giorni, faccio 96, lo moltiplico per 60, ottengo 5760 minuti. Ora devo dividere questo valore per il numero che rappresenta il time frame che desidero scegliere. Quindi io so che un ciclo a 4 giorni duri sul Forex, ovviamente, in questo caso ancora di più in particolar modo sull'euro-dollaro, duri 5760 minuti. Ora, dove lo voglio ritrovare questo ciclo a 4 giorni? Su quale time frame? Beh, su qualsiasi, a partire dal time frame a un minuto, a
fino a 4 ore per dire, poi oltre non ha più senso ovviamente, no? Quindi ovviamente bisogna ragionare anche in termini pratici. Quindi se io voglio ricavare il ciclo a 4 giorni, quindi le medie mobili e l'indicatore per appunto il ciclo a 4 giorni sul time frame a 5 minuti, divido 5760 per 5. Se lo voglio sul 15 minuti lo divido per 15, se lo voglio sul 30 minuti lo divido per 30 e così via. Okay? Quindi vado avanti nell'esempio, io utilizzo per seguire il ciclo 4 giorni principalmente il time frame a 15 minuti, okay? Che potrebbe essere per l'appunto un'idea. Quindi cosa facciamo? 5760 diviso il time frame e ricaviamo 384. Okay? 384, il ciclo ha questo andamento. A questo andamento il ciclo, no? Quindi, dicendolo brevemente, siccome io ho bisogno che le medie mobili nonché gli indicatori vadano a intercettare questo minimo, ma assolutamente anche questo massimo, che poi potrebbe essere spostato verso destra oppure anticiparsi e essere verso sinistra, allora io devo dividere per questa natura ciclica, così devo dividere per 2, quindi divido a metà. Quindi diviso 2, ok? Quindi ottengo 384 diviso 2, che fa 192. Quindi su un time frame a 15 minuti la media mobile del ciclo a 4 giorni, che è una media mobile semplice, che sulla mia piattaforma metto di colore blu, poi ho messo sempre più di, vedete qui sulla destra, qui di colore blu chiaro, perché la blu scuro non mi piaceva più, non la vedevo più. Quindi niente, voi avete, mettete sul 15 minuti una 192 e avete la possibilità di avere la media mobile blu. Poi divido la 192 sempre per 2 per trovare i sottocicli, perché al di sotto di questa roba qui c'è questo e poi c'è questo e poi c'è questo e così via all'infinito, anche se ci sono delle aritmie, ovviamente vi ho dato più che qualche indizio, no, per capirlo questo. Dividendo 192 per 2, quindi facendo la metà, ottengo 96 e quindi ottengo il valore della media mobile di un sottociclo del ciclo a 4 giorni, ovvero del ciclo a 2 giorni, che è una media mobile esponenziale per ragioni che spiego i corsi, e che sulla mia piattaforma metto di colore verde, e la vedete qui sulla destra su questi sottocicli. Quindi, riassumendo, se tu vuoi un ciclo a 4 giorni sul time frame a 15 minuti, devi mettere una 192 blu e una 96 verde. 192 semplice, 96 esponenziale. Ok? Poi da qui puoi fare tutto quello che vuoi, nel senso che se io voglio ritrovare un ciclo giornaliero sul 15 minuti, allora faccio 192 diviso 4 e 96 diviso 4 sostanzialmente, ok? Se voglio trovare un ciclo 4 volte più grosso del ciclo 4 giorni, invece faccio per 4. Da lì poi funziona tutto in questa maniera, sempre tutto uguale. Quindi l'indicatore Fabry 2 mostra tre valori. Allora, al primo valore devi mettere, in questo caso specifico, 192, al secondo valore 192, ok? Ma se, ripeto, ad esempio tu volessi trovare un ciclo giornaliero sul time frame orario, poi ti fai i dovuti conti, capirai che la media mobile deve valere la blu 12, la verde 6, e quindi qui anziché mettere questo metteresti 12, ok? Il terzo valore mi va bene che tu metta un valore qui che vada a dividere questi due presi singolarmente, quindi in questo caso il 12 per 3 o per 4, ok? Quindi o fai 12 diviso 3 che fa 4 o fai 12 diviso 4 che fa 3, quindi qui metterei un valore tra il 3 e il 4. Se vuoi essere più tempestivo metti 3, quindi anche di qui fai 192 192, e questo valore, il terzo dell'indicatore che ti ho mandato e che ho mandato tutti quelli che hanno appunto preso l'ebook, 192 o diviso 3 o diviso 4, ok? Quindi io penso che in questa maniera tu possa settarti il tuo grafico con l'indicatore che ti ho mandato, con le medie mobili,
con le bande di Bollinger, con qualsiasi indicatore, perché ripeto, vuoi provare, ti piace lo stocastico, per esempio, piuttosto che ti piace qualsiasi indicatore, non ne vado a menzionare altri, perché tanto ripeto, qualsiasi, ripeto, questo sì, qualsiasi indicatore che tu voglia mettere sulla tua piattaforma e tu lo voglia utilizzare per intercettare il ciclo giornaliero, va settato seguendo questi ragionamenti, queste formule, ok? Quindi qualsiasi, ripeto, qualsiasi indicatore devi sempre fare, la regola quindi è questa: che ciclo voglio intercettare, quindi il ciclo che voglio intercettare lo moltiplico, devo sapere quanto duri. Io ti ho detto che il ciclo giornaliero sul libro, ti dico, ma poi l'ho ripetuto infinite volte, dura 24 ore come punto di partenza, come punto di riferimento. Non è vero che un ciclo giornaliero duri sempre 24 ore, magari, allora ci mettiamo la sveglia e senza nessuna analisi o valutazione o capacità diventiamo tutti ricchi, magari fosse la formuletta magica. No, in realtà il ciclo giornaliero dura, usando la distribuzione normale, da un minimo a un massimo di ore, più frequentemente qui in mezzo. Però, siccome le medie mobili arrivano sempre in ritardo, e quindi anche gli indicatori, che praticamente sono sempre una sintesi di medie mobili, sostanzialmente, conviene, secondo te, l'indicatore settarlo sui tempi minimi o sui tempi massimi di durata di un ciclo? Evidentemente sui tempi minimi. E un tempo minimo, anche se non è il minimo minimo, potrebbe essere 24, che è un valore che ho scelto anche perché 24 effettivamente... Penso alle 24 ore della giornata, quindi ripeto, si fanno delle scelte, voglio dire, quando sono usciti gli indicatori anni, 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 anni fa, si settavano con dei valori che rappresentavano le fasi lunari, tanto per dirne una, okay? L'importante è provare una logica e vedere se funziona oppure no. Sulla Luna sto facendo degli studi sulle fasi lunari, pensate che ho creato, così aperta parentesi come nel mio stile, ho creato un pattern basato sulla Luna che effettivamente ci azzecca 7 volte su 10, pazzesco. Solo che parlare di queste cose non è facile, quindi per adesso mettiamola da parte, no? Perché poi andiamo sull'astrofinanza e niente. Per adesso poi non sono neanche un esperto in tal senso, ma mi ha fatto piacere saperlo, cioè scoprire questa cosa. Del resto sapevo già che molte sim di Londra guardano effettivamente le fasi lunari per avere così maggiormente un'idea della volatilità giornaliera. Poi, sotto che punto di vista guardino le fasi lunari, non lo so. Vabbè, chiusa parentesi, è che sono così, un fiume in piena, quindi ogni modo... Ogni appiglio che ho per tirare fuori delle cose che penso lo utilizzo, quindi basta. Però, niente, noi settiamo, quindi, allora, noi che ciclo vogliamo cercare? Facciamo finta il giornaliero, che dura 24, comunque il ciclo, ok? Poi, quanto durerà un quarto di ciclo del giornaliero? Beh, prova a ragionarci e avrai il valore sul quale ragionare, numerico. Quindi, in questo caso, ciclo, lo moltiplico per 60. Lo divido per il time frame sul quale voglio ricercare quel ciclo e poi lo divido per 2 per il discorso che abbiamo detto. E con questo risultato tu puoi settare la blu, nonché il primo valore del Fabry, il secondo valore del Fabry che sono identici, e di conseguenza ricavarti il terzo valore che è un diviso 3 diviso 4 e sei a posto. Per la verde fai la blu diviso 2 e la metti esponenziale. Spero di averti in prima persona risposto e basta. Poi ecco, quello che vedete qui dopo il cursore, in realtà qui era così, va bene, insomma, voglio dire, è stata una miglioria grafica, ottica, nulla di più, il funzionamento è sempre lo stesso. Va bene, buona vita a tutti, ciao.